Simone, abbiamo iniziato l'ultimo post partita con Cantù dicendo regola 1, non far arrabbiare Simone Parodi. Insomma, quanto sei arrivato incazzato quella partita? Perché sei entrato deciso. Sì, sono entrato deciso io come tutto il resto della squadra, secondo me. C'eravamo un po', diciamo, passami il termine, un po' rotti di iniziare le partite un po' molli, che ci veniva detto questa cosa, un po' magari scarichi. E allora ci siamo detti, iniziamo soprattutto dalla battuta, che secondo me è un termometro della squadra molto importante, quindi ci siamo detti, iniziamo subito a battere forte, così diciamo facciamo capire agli altri che non siamo venuti a fare una passeggiata, quindi penso si sia visto. Sì, poi vi siete un pochino di nuovo inceppati, ma insomma siete riusciti a venirne fuori questa volta ed è un bel segnale. Sì, beh, ovvio, come hai detto tu, non stiamo attraversando un gran momento e quindi ci sta che magari nell'arco di una partita abbiamo avuto un momento un po', diciamo, down, però siamo stati bravi poi a uscirne, perché anche The Black secondo me ha giocato molto bene, quindi è stata una bella lezione d'orgoglio. Allora, prossima partita si va a Lago Negro, una trasferta lunghissima peraltro. Sì, noi abbiamo questo tabù della trasferta che non riusciamo a scattare, quindi speriamo davvero di riuscire a farlo questa volta. Arriviamo dopo una bella vittoria, secondo me, anche se è stato un 3-2, non abbiamo preso 3 punti piedi, ma secondo me abbiamo fatto una bella partita proprio di carattere, lasciando stare a livello tecnico, quindi secondo me ci arriviamo con la giusta mentalità, con la giusta voglia, la giusta carica, la giusta cattiveria, come dicevi tu, e quindi dobbiamo solamente cercare di giocare come facciamo allenamento e come abbiamo fatto l'ultima partita. Guarda, non ricordavo neanche il fatto che voi continuavate a perdere in trasferta, proprio perché a mio avviso, ma poi tu me lo insegni, una partita in casa in trasferta dovrebbe cambiare poco. Esatto, io sinceramente penso anche ai miei compagni, non è mai capitato di non vincere una partita in trasferta, diciamo fino a questo punto, che siamo ormai anche molto avanti. E quindi davvero speriamo di farlo giù, perché è arrivato il momento, secondo me siamo nella condizione anche mentale giusta. E niente, come ho detto prima, dobbiamo cercare di andare giù e giocare come sappiamo, senza tanti grilli per la testa, tanti pensieri magari negativi, andare giù e giocare spregiudicati come abbiamo fatto l'ultima in casa. Di qui a fine campionato si deve trovare comunque la forma migliore, perché insomma tu mi insegni che poi alla fine conta l'ultima parte del campionato. Quanto e come può ancora migliorare questa squadra? Ma questa squadra secondo me non è un migliorare, perché in casa abbiamo espresso la maggior parte delle volte un livello alto o molto alto. Quindi dobbiamo migliorare in trasferta e cercare di tenere un equilibrio in casa e fuori casa, perché secondo me in casa molte partite abbiamo espresso un livello molto alto, quindi ce l'abbiamo quel livello. Non è che abbiamo fatto una stagione dove abbiamo giocato 15 partite male, abbiamo giocato molte partite male, ma molte partite molto bene, quindi quel livello abbiamo dimostrato di poterlo tenere, dobbiamo solo cercare di avere un po' più di continuità. Ecco, allora, quindi se non deve migliorare a livello tecnico, deve trovare la costanza. Assolutamente. Secondo me dobbiamo migliorare un po' in battuta. È quello che stiamo cercando di fare. Ci stiamo allenando molto con Max sulla battuta e poi in campo dobbiamo farlo. Domenica l'abbiamo fatto, ma una partita ovviamente conta fino a un certo punto, quindi dobbiamo cercare di farlo anche le partite sul prossimo.